Ok, vai con la pillola verde. A Milano quest'anno c'è la Creating. Invece di farvi raccontare dagli altri che cosa sono gli hacker, perché non venite a vedere? Perché parliamo di questo, anche abbiamo preso spunto da un meeting. Si terrà dal 9 al 18 giugno, è il meeting annuale degli hacker italiani. L'hack meeting è il momento in cui ti incontri per svelare al pubblico quelle che sono state le tue ricerche, le tue conoscenze. Quindi ci sono un sacco di seminari, workshop che ciascuno di noi decide di portare. Le prese industriali a 16 ampere per il quadro da cui faremo tutta la distribuzione elettrica. Il 19, 20 e 21 giugno a Milano si svolgeva l'11° hack meeting. Stiamo facendo il cablaggio della rete. Questo sarà il cuore, diciamo, della rete. Questo sarà un La Space. E infatti questo qui sta per lana space, lo spazio della lana, per stendere i capi di lana così che non si infettiscano durante l'asciugatura. Perché attenzione, hack meeting in transito a Milano il 19, 20, 21 giugno. Allontanarsi dalla linea gialla. Per cambiare la realtà non secondo le regole fisse, ma modificandolo secondo quello che gli serve, utilizzando anche stratagemmi, altri sistemi o regole non scritte. È una persona che è curiosa. Hacker è sinonimo di curiosità. Being a hacker is fundamentally about two things: curiosity and experimentation. Alcuni rivolgono la loro attenzione anche non solo agli oggetti informatici, ma anche all'ambito del, chiamiamolo così, del reale. It doesn't matter whether that's computers, gardening, baking, people. La comunità hack meeting sa la storia dell'hacking e cos'è l'hackivismo. Questo era un seminario soprattutto per i non addetti ai lavori, cioè per chi non sa niente di un certo modo di intendere la telematica, la comunicazione e l'informatica. C'è una grossa disinformazione da parte della gente comune su queste tematiche. Nel 95 nasce il primo hacklab italiano. Non c'è più asbesto, ovviamente di là. A Caprano. Scatola per vedere cosa c'è dentro, perché non si fida di quello che gli dicono gli altri. Ama capire come sono fatte le cose. Smontarle, aprirle, guardarci dentro, capire come funzionano, rimontarle. Modificarle, possibilmente di farle andare meglio, di farle meglio. Magari in maniera che facciano qualcosa di diverso da quello per cui erano state progettate.
è ciò che ci è metterci le mani dentro, ma non solo nell'informatica, in tutto. E questo non implica necessariamente i computer, ma riguarda tutta la sfera dello scibile umano, dalla letteratura in poi. Fare cose con cose che non sono state pensate per fare quelle cose. Quando sono vicino agli hacker non riesco a resistere. Quello che mi viene in mente sono film e libri. If you cook, unless you're really great, you probably use recipes. So GISIT means Global Independent Streaming Support, and it's for free media passing through internet and new technologies. Is connected to many collectives of free media, like indie media. Quello abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per risolvere problemi tecnici. Poi dietro abbiamo un background politico, però quello lo lasciamo, diciamo, agli altri. Non vogliamo dire perché si deve fare, però vogliamo che si possa fare. Il futuro del social network. G-Baby è un social network. È un social network nuovo che è stato presentato alla Meeting per la prima volta e è una provocazione. È un social network che rende pubblica la mailbox privata di un utente, appunto, di G-Baby. Quante volte avreste voluto leggere la mailbox di Bo, un vostro amico? Potete votare la mailbox del prossimo candidato? In più, chiaramente, le altre persone possono votare la tua mailbox, possono le tue mail, possono taggarle, possono fare commenti. Che cos'è Web 2.0? Che significato ha? Cos'è che ci ha lasciato? Quello che noi sosteniamo è che non ha inventato assolutamente niente di nuovo e non ci sta lasciando assolutamente niente di interessante. A good hack, goddammit. L'hacker è quello che se trova una vite serrata la apre, anche se non ha il cacciavite. L'hacker è uno che gira con un cacciavite serrato da zaino. Questo non voleva essere tanto un seminario in cui si raccontava che cos'è la fantascienza, ma voleva essere un dibattito in cui si parlava di a che punto è attualmente la fantascienza, mettere in relazione anche al tipo di situazione in cui ci troviamo adesso. Quando si è bambini si vedono le cose e si vogliono aprire per capire come funzionano e poi rimontare in modo diverso. E questa cosa un po' scompare quando si cresce, ma se la risvegliamo, quello è lo spirito hacker. I bambini sono curiosi e lo siamo anche noi. We had some problem with the Italian state interfering and trying to get us out of the Biennale. So this was a video we made because of that. Qualcuno che sa cavarselo, trovare una soluzione con gli strumenti che ha a disposizione. È una persona abile a sopravvivere e a sfuggire a delle costrizioni, sostanzialmente. E in questi tempi la vedo anche una figura abbastanza attuale. Internet è nato perché i militari americani, durante la guerra fredda, avevano paura che l'attacco atomico interrompesse le comunicazioni. Per questo è davvero che la Carlucci e l'altro tizio che canta possono avere tornare internet. In realtà è un po' come l'anarchia, perché anarchico è il pensiero, anarchica è l'idea, perciò l'hacker è un qualcosa da raggiungere, lo spirito da raggiungere. La definizione più bella di hacker l'ha data mio figlio, che una volta ha detto che da grande aveva dovuto fare la nuvoletta. E secondo me fare l'hacker è questo, essere un po' una nuvoletta. Vedere come fare a suonare una musica diversa, sostanzialmente. Tutte le persone pensano che esistano degli hacker e ogni persona lo proietta in modo diverso. Il modo con cui gli altri parlano dell'hacker è di conseguenza la loro interpretazione personale. A volte sono dei parametri in comune, a volte si parla di i bambini che riescono con dei colpi geniali a sviluppare le tecnologie, a volte invece di gente con la benda davanti all'occhio che di notte buca il computer e poi beve sangue dei dischi vergini. E chissà quali altre stranezze. Purtroppo hacker è una deformazione.
Oh,